Buonasera a tutti, Andrea Liberogioia dei Walk of Change, Orazio Ferniani, Alba Mediterranea. Siamo di nuovo qui in linea con voi. Abbiamo poco fa finito di spiegare la candela sociale, purtroppo non abbiamo provato a verificare, evidentemente c'erano problemi di linea su Facebook, non ci sarà la diretta, però ecco, ci auguriamo che quanto abbiamo registrato prima, insomma, ve lo manderemo tramite YouTube. E adesso siamo qui a fare una nuova registrazione, ma per parlare stavolta, visto che abbiamo ormai pochi giorni fino alla firma finale, ma in realtà anticipiamo già che quello che sta avvenendo tra qualche giorno è qualcosa che in realtà era stato deciso già addirittura nel 2014, dico bene Orazio, nel 2014. Adesso qui Orazio Ferniani ci farà vedere chi veramente ha provato a cercare di avvisare in tutti i modi possibili, addirittura facendo delle denunce pubbliche e chiedendo solidarietà nella firma di questa denuncia contro chi stava togliendo i diritti a tutti i cittadini italiani rispetto a un meccanismo di schiavitù chiamato MES, ossia il meccanismo economico di stabilità europea. E praticamente nessuno ha, diciamo, posto un richiamo, anzi c'è stata una firma incontrastata da parte di chi gestiva questo paese a livello politico e c'è stato il silenzio assoluto di tutti quelli che dovevano fare, diciamo, tra virgolette, opposizione anche da parte del popolo, e gli unici che si sono alzati, hanno alzato la testa a gran voce, mettendoci la faccia, ma soprattutto anche rischiando qualsiasi tipo di compromesso che potesse, reazione che potesse arrivare da questo gesto così importante, sono stati proprio Orazio Ferniani e Giorgio Vitali di Alba Mediterranea. Ma parola qui al protagonista di questa denuncia, una delle ennesime denunce fatte proprio verso il MES dall'associazione Alba Mediterranea. Prego Orazio. Sì, non, diciamo, mi invento niente di particolare, semplicemente leggo quello che è, diciamo, abbastanza indicativo, gli stracci, vari passaggi, delle denunce che abbiamo fatto. Allora, le denunce principali che abbiamo fatto contro il MES derivano dalla direttiva 2014/59, cioè la direttiva 59 del 2014, quando, che ne dicono gli attuali paladini dello scempio attuale, dello straccio di vesti, eccetera, che noi conosciamo bene, è avvenuto non oggi, ma se ne è addirittura parlato fin dall'inizio del 2011 ed è diventata legge dello Stato italiano quando è stata approvata il 24 luglio del 2014, quindi cominciamo a mettere un po' di puntine sulle i. Ben 6 anni fa rispetto ad oggi che siamo nel 2020. Quindi oggi è 12 marzo 2020, quindi immaginate. Quelli che si stracciano le vesti oggi in realtà fanno solo una specie di pantomima, una messa in scena, perché quello che è in votazione al momento attuale è, aspetta che lo leggo, è l'articolo 136, mi sembra di leggere, non so, no, mi sa che non è questo, vabbè. L'articolo, comunque, è l'articolo 136 del trattato di cui il Belgio ha chiesto la rimodulazione in maniera un po' diversa rispetto a quello che era sul trattato, per cui il trattato è regolarmente in vigore, non c'è niente da discutere. Fra l'altro, siccome dovevamo dare 25 miliardi l'anno nel corso di 5 anni, i 125 miliardi li abbiamo già dati, quindi è inutile che questi urlano al lupo, al lupo, al lupo, quando i buoi sono già scappati. Faccio mischio due proverbi, no? Che cazzo di discorso è? Cioè, che serve? Per quale motivo crei questa distrazione? C'è un secondo fine? Perché non c'è motivo di andare a discutere di qualcosa che è già avvenuto e che è già operativo da 5 anni. Beh, uno non è che vuole fare il malpensante, però allo stesso modo lascia molto molto da pensare. O coglioni, disinformati, ignoranti, incompetenti, cosa che può anche essere, mettiamocela tutta, così se la beccano bene i nostri cari ex amici, ma oppure c'è modo qualcosa che non quadra. Allo stesso modo, sicuramente i torni non contano. I torni non contano, i conti non tornano. Quindi, perché? Perché se pensiamo che
ad oggi a 3-4 giorni, oggi che giorno è? 12 abbiamo detto, 12 di marzo 2020, il 16 l'Europa ha deciso di fare la firma finale di questo MES, ma che in realtà parte dal 2014, capite bene che ci viene la domanda spontanea, negli ultimi 6 anni, 2014-2020, dove eravate a fare le lotte? Se noi eravamo qui con una denuncia formale fatta ad Alba Mediterraneo, Orazio Ferniani e Giorgio Vitali, perché non è stata subito appoggiata anche dalle forze che oggi si dicono dell'opposizione rispetto a questo regime? No, ma soprattutto io non ho sentore in questi 6 anni che mai sia stata depositata un'altra querela simile alla nostra, neppure dal famigerato Alfonso Luigi Marra, che passa per essere un intransigente censore, giustamente, di tutte le varie oscenità che vengono passate in questo Parlamento. Lui non si è pronunciato, come da quanto ci concerne neppure nessuno degli altri censori che dicevamo prima, quindi paladini, no? Paladini della verità, della giustizia. Dove stavano questi in 6 anni? Adesso all'improvviso, da non so, 2 o 3 mesi sono apparsi così dal nulla questi signori. Allora, questi signori devono sapere, che intanto quello che ho detto già è importante, ma anche che tutto deriva, come ho già detto forse precedentemente, dalla direttiva 2014 dalla direttiva 59 del 2014, e noi fra l'altro, o per non farci mancare niente, è stata approvata il 15 maggio del 2014. E però noi poi successivamente in varie occasioni abbiamo fatto varie denunce, che in questo momento però non rintraccio, subito a breve, nel giro di qualche settimana o forse anche qualche giorno, contro questa delibera, e in particolare ne ho rintracciate due importanti, una del 15 luglio del 2015, appunto, in cui denunciavamo il fatto anche al Tribunale Internazionale dell'AIA, oltre che alla Procura della Repubblica Italiana, contro i 28 commissari della Commissione Europea, contro il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, sempre Sergio Mattarella, il signor Matteo Renzi, la signora Laura Boldrini, Pietro Grasso, tutti i componenti del governo Grecia, eccetera eccetera, per il cosiddetto prelievo forzoso derivante dalla ratifica della direttiva, appunto. Ricordiamo quanti miliardi sono stati dati all'Italia dal 2014 ad oggi già? Sono stati 125 miliardi. 125 miliardi di euro. Immaginate 125 miliardi di euro. Oggi potremmo immediatamente risolvere il problema che sta derivando e che sta creando probabilmente da qui a pochi giorni, forse un mese, forse due, comunque i giorni rimangono contati, il default di questo paese. Allora noi avremmo potuto avere quei soldi a disposizione per salvare l'Italia, ma soprattutto per creare ospedali in tutti questi anni. E la crisi che ci sta adesso è che vede i morti non per colpa di un virus chiamato coronavirus o chi che sia, ma per colpa del disservizio della sanità italiana, della sanità pubblica, che ormai non esiste più, è incompleto, praticamente default già la sanità pubblica, e adesso la dimostrazione sta arrivando con questa crisi legata a un semplice virus di carattere influenzale. Allora, stavo vedendo qui che certo c'è un certo Chauki Khalid che ha votato a favore del MES, no? Io vorrei capire dove cazzo esce fuori questo Chauki Khalid, eccolo qua, sesso del PD, eletto nelle liste dei senatori, dei deputati della PD in Campania, come Crimi Filippo, Crimi, che ne so, Galgano Adriana, Gadda Maria Chiara, Giulietti Giampiero, Ginoble Tommaso. Se volete vedere comunque su www.albamediterranea.com potete andare a vedere tutte le denunce fatte naturalmente dalla Mediterranea, quindi potete trovare anche questa denuncia. Identificare qui nome e cognome tutti i carognoni dei responsabili che hanno svenduto l'Italia
così gli diamo anche un appellativo. Bruno Tabacci. Eh sì, ah, giusto, giusto, bene, lui è classico. Poi, aspetta, Zonin Giorgio. Giorgio Zanin. Che è un industriale. Sì, sì, che fanno praticamente tutti questi difensori del popolo, la chiamano sinistra del popolo, ma ci rendiamo conto? Ma questi sono gli interessi degli italiani, secondo voi? Adesso arriverà un qualcosa che effettivamente è già partita nel 2014, che ci ha svenduto e ci impoverirà tutti, allora, e nessuno ha fatto niente. Cosa dice questo testo? Ancora vi fidate di queste persone che oggi vi creano un allarme, che vi mette una paura addosso e vi crea veramente il terrore proprio, allora, e addirittura vi costringe dentro le vostre case. Qua mi è venuto sotto gli occhi, pensateci, che il testo della direttiva in oggetto dice questo: direttivo 2014-59 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ma soprattutto del Consiglio, diciamo così, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento, senti come la chiama, e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e che modifica la direttiva 82-891 CE del Consiglio e la direttiva 2001/24 del Consiglio Europeo, e poi 2002/47 CE, e poi ancora 2004/25 CE, e poi 2005/56 CE, e poi 2007/36 CE, e poi 2011/35 CE, e poi 2012/30 UE, e poi 2013/36 UE, e poi regolamenti UE numero 10.093, cioè 1093/2010, e poi sempre il regolamento numero 648 del 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Ma aspetta, quello che mi dicevi prima, quello è importante dire, cioè nel senso i poteri limitati che questo meccanismo, senti, ha. Che cazzo si sono inventati? Allora, questa direttiva 2014/59 dice, che recepisce tutti gli altri che ho detto elencato prima, dice: Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, ma soprattutto il Consiglio dell'Unione Europea, ricordiamolo sempre, visto il Trattato del funzionamento dell'Unione Europea, in particolare l'articolo 114, vista la promozione della Commissione Europea, previa la trasmissione del progetto, eccetera, visto, omissis, articolo 34, principi generali che disciplinano la risoluzione. Andiamo avanti. Comma 1. Gli Stati membri provvedono a che nell'applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione prendano tutte le misure atte a garantire che l'azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti. A. Gli azionisti dell'ente soggetto, cioè della banca, a risoluzione sopportano per primi le perdite. Mi sembra giusto. Fino a qua, giustissimo. Però, comma A. Cioè, abbiamo detto comma 1, lettera A, ed è quello. Lettera B, i creditori dell'ente soggetto, cioè della banca, sentite che cazzo sono inventati questi, i creditori dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità delle loro pretese, con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a norme della presente direttiva. Dice, ma a fin dei conti non dice niente, ma quello è la vita e la morte di un correntista, detta in parole veramente eccelse, no? Una cosa veramente poetica quasi, no? Come è detta. Allora andiamo avanti. Sempre a comma 1, lettera F. Salvo disposizione contraria, nella presente direttiva i creditori in una stessa classe ricevono pari trattamento. Asettica proprio, no? Proprio da ospedale. Con lettera G, nessun creditore sostiene perdite più ingenti, ma senti quanto sono giusti questi, più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, con paragrafo 1, lettera B, C o D, fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie di cui all'articolo 73 e 75. Dice, ma è sacrosanto. Comma 1, lettera H, i depositi protetti sono interamente salvaguardati, e eccetera, eccetera, eccetera.
E poi articolo 35, amministrazione speciale, lasciamo stare, non voglio tediare troppo la gente, ma qua ecco andiamo all'articolo 44 che dice ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Come? Del bail, uno si immagina uno che balla, no? È bail-in, invece è un ballottaggio, e il ballottaggio è una cosa molto seria. Allora, articolo 34, comma 2, che dice? Le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività seguenti, a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di uno Stato terzo. Quindi, praticamente, che cosa dice? Che se la banca è estera non cambia niente rispetto a una banca italiana, che è in estrema sintesi, fra le altre cose che sottintende. I depositi protetti, appunto, comma 2, lettera B, dice passività garantite, lettera A, depositi protetti, e poi dice lettera B, passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite. Insomma, una marea di cazzate dette molto distintamente in frac con la Bavero, no? Con la Marsina addirittura, no? Cioè, tutte cose. Ma in realtà un furto bello e buono. Un furto assoluto. Non leggo tutto. Della sovranità monetaria del paese. E qui tutta questa storia qua. Dice, significa al contrario brutalmente che dal 1 gennaio 2016, quindi già so 4 anni che è in vigore il bail-in e bail-out, se la vostra banca va in crisi dovrete pagare voi con i vostri conti correnti azioni ed obbligazioni. Voi naturalmente correntisti, voi che state all'interno del paese che ci trova la banca in queste difficoltà, avete capito? Quindi noi cittadini, tutti noi. Tralascio altre cose che non voglio andare troppo a sfrugugliare, ma ecco qua, come dicevo nell'altro video, cioè lo Stato italiano e la violazione del diritto di proprietà, cioè qui bisogna mettere i puntini sulle i. Ora che stanno fallendo, come dovrebbero doverosamente fallire le banche come qualunque altra entità imprenditoriale, ma per evitare ciò si sono fatte emanare le banche una serie di leggi ad personam, quelle no, altro che Berlusconi, non le fanno fallire per legge. Vi sembra normale in un sistema in cui tutti possono fallire però le banche no? Ecco qua. Non riesco neanche a trovare parole adeguate ad un simile rovesciamento della somma di responsabilità e di diritti contorti, distanti, distorti, denegati, contorti, e ora appare lampante e sfolgorante che queste direttive hanno finalità di salvare le banche principalmente, come la Deutsche Bank in particolare, la banca di Frau Merkel. Noi di nuovo rilanciamo la proposta di un tribunale internazionale ad hoc per crimini economici contro l'umanità, per accertare le gravissime responsabilità degli autori della crisi sistematica che ha creato fame, miseria e disperazione per decine di milioni di cittadini, mentre i banchieri e loro manutengoli del potere si sono arricchiti creando denaro da nulla. Questa denuncia poi era andata verso la Procura della Repubblica, ma anche contro il Tribunale Internazionale dell'Aia, certo. Appunto, no? Perché qua parliamo di diritto internazionale, ragazzi. In particolare nei confronti di personaggi come il direttore generale del Consiglio dei Governatori del MES, perché c'è un direttore generale del Consiglio del Governatori del MES, dei governatori, governatori delle banche centrali, e presidente dell'Eurogruppo Gerkan Gilsblom e il suo delfino, direttore gestionale del MES Klaus Regling, tutte persone che la gente non sa manco che cazzo è, ma sono delinquenti che fanno queste cose puri. Allora, questi signori intanto nella fase attuale, rivelando
in base a quanto fino a qui prodotto oggi in Italia ed in Europa abbiamo la perdita del diritto alla proprietà, beni, opere, risorse, identità culturale. Insomma, per chiarire bene lo scenario, noi Stato italiano e comunità europea siamo stati invasi e conquistati dall'interno attraverso la modifica graduale sotterranea degli strumenti normativi italiani, come l'attuale direttiva, questa qua del 59/2014, e dove ciò non è stato possibile con la corruzione dei funzionari, vedi i 767 direttori generali nominati o attraverso piccoli colpi di Stato, da noi sempre rigorosamente denunciate in tutte le sedi, inutilmente vista la collusione dell'autorità giudiziaria. Serve citarli per la loro evidenza del loro numero e quindi non utilizzo gli strumenti monetari e finanziari messi in atto ed utilizzati dalle grandi multinazionali della finanza. E gradualmente questi subdoli saccheggiatori ci hanno spogliato di ogni diritto, ogni sovranità, ogni bene ed ogni risorsa di qualunque genere e natura di cui noi disponessimo. Fino anche quello che neppure nella povertà ed indigenza più assoluta comunque contraddistingue un popolo libero da un popolo schiavo. Il diritto inalienabile alla proprietà personale. Questa condizione noi la chiamiamo riduzione in schiavitù. Tralascio altre cose. Leggo un'altra denuncia fatta dunque a dicembre, il 15 dicembre, cioè 5 mesi dopo c'era un'altra denuncia. Poi ricordiamo, Alba Mediterranea continua a denunciare quello che stava avvenendo col MES, ma già dal 2014, quindi ripetiamo ancora, 6 anni fa, per chi non avesse capito bene a livello tempistico quando avvenivano questi fatti, e nessuno qui in Italia oltre ad Alba Mediterranea ha partecipato a questa querela denuncia, e anzi c'è stata la firma di queste denunce, è chiaro, ma c'è stata addirittura la firma, quindi assolutamente il compromesso a cui sono scesi i nostri politici, quelli che oggi vi dicono di stare a casa per una pandemia che era già stata programmata 3 anni prima, gli stessi politici, infatti, lo stesso presidente Mattarella, infatti, quello che abbiamo denunciato anche adesso in questa occasione, che invitiamo anche voi a denunciare, già 3.500 denunce partite contro questi vili personaggi con quest'ultima denuncia, partecipate insieme a noi, partecipate alla disobbedienza civile, ribellatevi a queste persone che vi stanno mettendo la paura e che vi stanno dicendo un sacco di cose per guadagnarci miliardi. La stessa Cina, non so se lo sapete, ha guadagnato con la crisi che c'è stata adesso per colpa del coronavirus, visto che tutte le agenzie estere, europee, americane hanno disinvestito gli investimenti che avevano in Cina, delle fabbriche e delle industrie. Chi è secondo voi che ha comprato nel momento in cui le azioni sono crollate? La Cina stessa, e adesso la Cina ha comprato le aziende svendute, che erano aziende estere, magari anche nostre, che stavano lì, e l'ha comprata e ha guadagnato sull'unghia in un mese più di 2.000 miliardi di dollari. Più di 2.000 miliardi di dollari, e adesso a noi ci fanno l'elemosina e ci mandano le mascherine e ci dicono pure: noi siamo con voi, lo stesso albero nello stesso mare, nelle stesse onde dello stesso mare insieme. Ma vi rendete conto? La presa per il culo. Cercate di ribellarvi a questo, cercate di svegliarvi, di capire. Adesso approfittate di questi giorni in cui il calcio è stato spento, i lavori sono stati spenti, le aziende sono state chiuse, i ristoranti, le attività commerciali, tutto. Siete a casa, chiusi dentro, ok, guardate questi video, ma diffondeteli e chiamateci. Noi siamo Alba Mediterranea e The Walk of Change, e stiamo facendo questo per voi, per informarvi. Allora, quella era quello che ho letto molto parzialmente, che erano 12 pagine di querela, quindi c'è talmente tanti argomenti che non era il caso di andarli a indagare tutti. E questa invece è di 5 mesi successiva, è del 15 dicembre del 2015 ed è intitolata Querela denuncia contro Matteo Renzi, dei più alti amministratori dello Stato italiano, per associazione a delinquere, per estorsione e per altri capi di imputazione a seguito dell'emanazione del decreto legge. Voi non avete mai sentito nominare, ovviamente, decreto legge 180 del 16 novembre 2015 e del decreto legge 183 del 22 novembre 2015. Ma perché noi li denunciamo? Che cazzo non la dicevano questi di talmente grave e importante da denunciare?
Allora, qui denunciamo, nome per nome, così non si... Sì, sì, così non ci si sbaglia. Il signor Marcello Benedetti, ex impiegato della Banca Etruria di Civitavecchia, dice, ma chi è questo? È uno che ha partecipato al magna magna, come si quando dice. Quando 5 Stelle faceva finta di dare retta al popolo e parlava della Banca Etruria, perché non parla adesso della Banca Etruria? Non ne parla più? Ma non era il partito, il movimento del popolo? Dove stanno quei combattenti del popolo? Dell'onestà. Dell'onestà soprattutto, onestà. Con l'H davanti. Onestà, un movimento che ha detto che non si sarebbe mai confuso con qualcuno Qual di posto? Quelli che prima avevano rubato in questo paese. E che, colluso, e che poi si è messo prima con la Lega e poi, che è sempre collusa la Lega, perché ancora pensa a Salvini o alla Lega come la salvatrice di questo paese, e poi si è messo addirittura col PD, quello che è stato sempre rimbeccato, addirittura odiato dal Movimento 5 allora, Stelle. Facciamo, svegliatevi! Facciamo nomi e cognomi, quindi il signor Benedetto Marcelli, Marcello Benedetti, ex impiegato della Banca Etruria di Civitavecchia, un direttore di filiale attualmente anonimo della Banca Etruria, che è uno di quelli che ha partecipato, il signor Lorenzo Rosi, presidente di Banca Etruria, il signor Pierluigi Boschi, vicepresidente di Banca Etruria. Boschi, chi è Boschi? Il padre di qualcuno? Eh sì, ricordiamo? La signora Boschi. Ecco, appunto. Il ministro, appunto, Maria Elena Boschi, certo. Anche presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presidente del Consiglio Matteo Renzi, presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, presidente del Senato Pietro Grasso. Ricordiamo sempre, esimio magistrato, assolutamente, ricordiamocelo sempre bene. E quindi intoccabile. No, ma soprattutto che esce fuori da una genia di persone integerrime. D'altra parte abbiamo fatto vedere come funziona la magistratura e la giustizia in Italia, che se te dice bene, dopo 11 anni più o meno riesci a ottenere una sentenza. Invece che fare le lacrime da coccodrillo verso i nostri unici eroi che abbiamo avuto in questo paese, che si chiamano Falcone e Borsellino, adesso avete la possibilità di reagire contro queste persone, non con la violenza ma con la disobbedienza civile, non dando retta a tutte le frottole che vi stanno mettendo in testa, smettendo di avere paura e uscendo di casa e dire basta. Abbiamo addirittura presentato in un filmato precedente, vi invito ad andare a vedere, su Alba Mediterranea, ma anche sul profilo di Facebook, di The Walk of Change e di Andrea Libero Gioia, abbiamo presentato la cambiale sociale e noi vi stiamo offrendo una soluzione per abbandonare tutto questo che stiamo denunciando e mettergliela in quel posto a questi signori e mandarli a quel paese e far rinascere l'economia italiana e naturalmente far rifiorire la politica economica italiana, ma anche con i politici nuovi, con dei politici che abbiano un'etica, e questi signori qua mandarli tutti dal primo all'ultimo in galera. Noi 6 anni fa già denunciavamo questi signori per una serie di reati che adesso elenco, il cui il primo era l'articolo 600 del codice penale, che è riduzione in schiavitù. Lo dicevamo 6 anni fa, ma lo dicevamo anche 10 anni fa, in altre occasioni, con altri temi all'ordine del giorno. E quindi c'è corruzione, interruzione di servizio pubblico alle pubbliche utilità, frode alle pubbliche forniture, distruzione di materie prime, turbativa d'asta, turbativa dell'industria del commercio, istigazione, aiuto al suicidio, riduzione di servizio, abbiamo già detto, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione in debito, abuso della credibilità, eccetera, eccetera, alto tradimento, costituzione articolo 90, eccetera, 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 tralascio. Ma la cosa importante è il diritto di proprietà. Allora, aspetta un attimo, qui ho visto che dunque, qui avevamo parlato già nell'altra denuncia. Perché abbiamo fatto questa denuncia in particolare? Perché stava per andare in vigore, appunto, qui eravamo il 15 dicembre del 2015, stava per andare in vigore il 1° gennaio del 2016, diciamo effettivamente tutto quello che avevamo letto prima leggendo questa cosa, perché però all'improvviso vengono adottati due decreti legge che praticamente stipulano e rendono efficace il concetto
aspetta, il concetto della estorsione per pubblica utilità, diciamo così. Parliamo di collettivizzazione delle perdite, ma e quindi anche risanamento delle banche a danno dei cittadini, tutti, non solo dei correntisti, ricordiamocelo sempre, anche dei cittadini che non hanno avuto niente a che fare con quelle banche lì. Certo. Quindi, e che cosa dicono? Allora, articolo 16, aspetta, no. Sì, ecco qua. Il testo del decreto legge 183 del 22 novembre del 2015 respinge che recepisce la direttiva oggetto della presente querela è illuminante ed è stato già oggetto di recente querela per un'altra, una terza. Detto in sintesi e brutalmente, significa che il 1 gennaio 2016 la vostra banca va in crisi, se la vostra banca va in crisi dovrete pagare voi con i vostri conti correnti azioni e obbligazioni. Oggi con limite superiore a 100.000 euro, ma si potrebbe finire a 30.000 come già accaduto in Germania. Tutto ciò in barba ad ogni buonsenso, logica e diritto, da quanto contemplato nella Costituzione e persino nel codice civile e penale. I giornali e la TV di Stato opportunisticamente tacciono, come sempre ovviamente, o disinformano come attualmente. Come sta facendo adesso, no? Visto che ormai sono finanziati solo dallo Stato. Lo Stato, che ricordiamocelo sempre, è a sua volta controllato dai Rothschild, dalle banche. Quindi se sta bene alle banche ti finanziano i giornali, se non sta bene alle banche non ti finanziano. E quindi anche i giornalisti sono sotto ricatto. Io ho parlato con diversi giornalisti, io perché sono un ex dipendente ormai all'Italia, della vecchia Alitalia, naturalmente adesso dipendente della nuova che sta praticamente per chiudere a giorni, ma che praticamente che cosa succede? I giornalisti facevano i filmati, facevano gli articoli su quello che sta succedendo in Italia, noi abbiamo presentato tutta la documentazione che ha portato al fallimento di Alitalia nel 2008. Beh, i giornalisti facevano tutto il montaggio e alla fine mi dicevano: guarda, scusa, io gliel'ho mandato in redazione, ma l'hanno praticamente boicottato. Perché? Perché dietro ogni volta alla redazione di un quotidiano, anche di carattere pubblico come può essere la RAI, c'è sempre qualcuno che è pagato da qualcun altro, e se tu fai qualcosa che non gli sta bene e fai contro il loro volere, ti licenziano, e quindi anche i giornalisti sono sotto ricatto. Quindi non è che non ci stanno i bravi giornalisti, però quelli che vogliono lavorare o si mettono e si piegano al sistema oppure sono licenziati e li mandano via e non li fanno lavorare. Avete capito? E quindi voi non avete un'informazione libera, e già per questo dovreste spegnere la televisione per sempre. Tra qualche mese, sempre sottaciutamente e sotterraneamente, ricordiamocelo, dicevo, lo scrivevo il 15 dicembre 2015, 5 anni fa, noi correntisti diventeremo tutti soci delle banche, ovviamente soci delle perdite, sempre con le consuete regole contrattuali per quanto riguarda i miseri cittadini. Le perdite saranno ancora di quanto non siamo ora di tutti, e i profitti, le perdite saranno ancora, manca qualcosa, e non siamo ora i profitti restano i loro. Insomma, noi praticamente faccio un errore di battitura, e della consueta serie, perdite pubbliche e sociali, utili privatissimi dei soliti noti. Tralascio altre cose, vediamo un po' se c'è qualche altra cosa interessante. Qui faccio riferimento al denunciato primario, che è quello che dice: io mi sto pentendo perché mi sento responsabile del suicidio di questo correntista che si è ammazzato dopo che aveva perso tutto con la banca. Quanti truffati delle banche, soprattutto con la banca Etruria, ne abbiamo sentiti, quanti? Comunque, tralascio. Banca Anton Veneta, lasciamo perdere. Qua c'è tutta una, diciamo, mia maxima colpa, perdonatemi, insomma tutti che cercano di trovare la via uscita, anche Boschi, anche il padre della Boschi, eccetera, che ovviamente molto assistiti dalle banche che lavorano per conto loro, e mi sembra ovvio che
sono stati poi perdonati, insomma, tant'è che ci ritroviamo di nuovo fra le palle. Aspetta, questa, vediamo un po'. Allora, conclusioni. Invece che mettere i like su Facebook, e quando vedete il filmato là dell'Islanda, che hanno mandato l'intero gruppo politico di appartenenza politica islandese al momento in cui gli stavano facendo la truffa dell'euro, l'hanno mandati tutti in galera insieme a tutti i banchieri, e quelli che sono riusciti a scappare sono latitanti perché non sono mai più ritornati in Islanda, nel loro paese, ricordo. Sono venuti tutti in galera e fate tutti i like, mi piace, sono troppo forti, gli islandesi sono grandi. Potremmo farlo anche noi, dipende soltanto dalla volontà di muovervi, di partecipare, di essere insieme solidali per un unico scopo comune, cioè veramente ripulire questo paese e tornare a sperare, di sognare, soprattutto per i nostri figli. Unitevi a noi. Conclusioni. Non riesco neanche a trovare parole adeguate ad una simile somma di responsabilità in questa marea montante di reati di ogni genere in danno dei risparmiatori della Banca Etruria, dei correntisti, dei cittadini italiani riguardo ai diritti contorti, distorti, denegati, annullati, sottratti. Noi di Alba Mediterranea di nuovo rilanciamo nella fase attuale, ricapitolando in base a quanto fino a qui prodotto oggi in Italia e in Europa, e abbiamo quanto segue. Da una parte la truffa gigantesca messa in atto dai funzionari di ordine e grado delle quattro banche massicciamente coinvolte in questa mega truffa, ricordiamoci, delle 85 banche ora salvate dagli infami che hanno proposto e ratificato con leggi nazionali, decreto legge 180 del 16 novembre 2015 e 183 del 22 novembre, uno sgorbio osceno del diritto, dall'altra, ed in aggiunta contemporaneamente, la perdita del diritto alla proprietà, beni, opere, risorse, identità personale e culturale, istituzionalizzata per legge dall'Europa e ratificata e confermata anche dal pseudo e abusivo Parlamento italiano. Una doppia martirizzazione attraverso infame contorsione e travisazione logico-giuridica del cittadino creatore del valore reale, che invece di essere salvaguardato dagli infami truffatori non solo non viene tutelato ed assistito, ma al contrario viene perseguitato per essere stato truffato. E infine, sul terzo lato, perché non è finita, l'aspetto dei conflitti di interesse, di insider trading, di aggiotaggio ravvisabili nella catena di dirigenza, a cominciare dalle varie banche per finire ai ministri e alla Presidenza della Repubblica, tutti personalmente coinvolti. Se fossimo un giudice indagatore non saprei da che parte cominciare, si fa per dire ovviamente, noi sapremo perfettamente da dove cominciare. E lei procuratore, no? Do cazzo stai? Insomma, all'apparenza, aspetta, un delirio del paradosso e del nonsense, una follia generalizzata ed istituzionalizzata ma solo di apparenza. Uno scenario sinteticamente rappresentabile come una vittima di un investimento statale che, dolorante sul bordo della strada, viene rapinata dai presenti all'evento, ed infine il poliziotto giunto sul luogo, invece di soccorrere e tutelarla, la stupra. Sì, questo è quello che stiamo vivendo tutti i giorni, lo stiamo vivendo da anni, ma non siete stanchi di tutto questo? Quella famosa frase, se non ora quando? Ci hanno levato tutto, ci hanno levato addirittura i nostri diritti costituzionali in questo momento. Siamo sotto dittatura militare, ci costringono a stare nelle nostre case, vi stanno prendendo per il culo dicendovi che c'è qualcosa che vi può uccidere, quando in realtà può colpire forse una piccolissima fascia di popolazione tra i 70 e i 90 anni, e noi giovani, che potremmo veramente cambiare e pretendere di cambiare questo paese, siamo a casa zitti muti muti. Io non dico di andare a fare una rivoluzione violenta, io dico di andare a fare una rivoluzione basata sulla disobbedienza civile, cioè non accettare le loro imposizioni. Vi dicono di stare a casa, non ci stiamo. Che ci possono fare? Non hanno neanche le forze dell'ordine adatte per poterci fermare. Se noi stiamo in giro per strada non ci possono fare nulla, se siamo tutti a farlo. Questo è quello che vi stiamo dicendo. No, anche perché i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia di Stato, eccetera, sono uomini come noi, che hanno una famiglia come noi. E invidiamo anche loro. Che hanno gli stessi identici problemi che abbiamo noi. Non è che loro vivono in un altro mondo, vivono nello stesso nostro mondo, con le stesse nostre difficoltà. Forse pure di più, perché loro sono pure costretti a obbedire a teste di cazzo. E a proposito di suicidi di Stato, omicidi di Stato, parliamo di quanti nelle forze dell'ordine si uccidono ogni anno. Quanti sono?
Numericamente, andiamo a vedere le statistiche di quanti sono che si suicidano tra carabinieri e poliziotti, che non ce la fanno più, non ce la fanno più a sopportare quella merda che gli viene tirata contro sia da chi sta fuori ma sia da chi sta dentro, perché devono mandare giù e inghiottire bocconi amari. La polizia sta a pezzi, i carabinieri stanno a pezzi, non c'hanno manco più... Catturano i protagonisti e i responsabili di reati e dopo 4 ore se li ritrovano per strada. Rilasciati per strada. Capite che non è un sistema che può andare avanti così, ormai è al collasso. Allora, prima che succeda qualcosa di eclatante e qui ci facciano veramente saltare in aria, abbiamo quanto? Forse un mese, forse meno? Facciamo vedere che siamo un popolo unito, e parlo soprattutto a tutti quelli che adesso non sono più legati al calcio che gliel'hanno levato. Finalmente che fate tanto gli hooligans, i duri dentro agli stati. Dimostrate che volete veramente difendere i diritti della vostra casa, della vostra famiglia, delle vostre mogli e soprattutto dei vostri figli. Tirate fuori le palle che ancora non avete dimostrato di avere, se non per la squadra del cuore. Io penso che abbiamo finito così. Sì, grazie a tutti. So long. The Walk of Change, rivoluzione.